Guarda ragazzi, scusatemi il piccolo disguido che c'è stato, ma non sapevo sta roba. Vabbè, non importa. E torniamo a noi. Dovevamo andare su. No. Pocket mine, eccolo qua. Perfetto. E dopo contribuire in chance. Server properties. Io faccio così, apri con, serve, spero sia questo perché edo, file di testo, set text, penso sia questo, sì, ok, mi sembra di, sì, ok, questo qua, allora, dovete prendere, andare, no, sì, il server port è 1932, come vedrete là sopra. Dopo in questo si potrà uscire questa vicenda. Tu qua sarà un Hunger Games praticamente, difficoltà 3. La R con password è questa qua, R C N P M X D maiuscola K maiuscola P maiuscola B D Z R maiuscolo 1 Z F maiuscolo X maiuscola S autosave, sì, c'è l'autosalvataggio ragazzi. Server, il tipo di server è normale. E survival, sì, è una survival. Welcome to this server, ok. E il server IP ce lo avrete di qua, però prima di tutto dobbiamo andare a guardare ops, questo qua. Perciò adesso vi mostro come si fa. Vediamo cosa che c'è scritto. Ops testo, mettiamo. Vabbè, voi dovete scrivere help, dopo scrivete op mobs, e spazio spawn creeper, ok, perfetto ragazzi, perciò andate, entrate su Pocket Mine server, fate start server, andate a vedere, ok, perfetto, salviamolo, salviamolo, ok, perfetto. Op mod spawn creeper, perciò adesso andiamo su pocket droid pocket mine più, facciamo così, scrivete help, dovrebbe farvi qualcosa, perfetto, e scrivete op mod spazio spawn creeper, fate enter, devo fare quello slash, boom, scusate, perciò facciamo slash help, perfetto, vabbè. Voi fate così, forse a me non me lo dà perché ce l'ho già fa fatto e cosato. Vi scriverò già sotto, tutto sotto sul quello che c'è da fare. Se non capite qua sul video, prendo e lo scrivo sotto. Perciò, questo qua l'avevo fatto perché così potete prendere e entrare su questo mio server di Minecraft. E sarà aperto dopo le 2 in poi, perché finisco scuola alle 2 io.
Perciò mettetevi mi piace, condividete, commentate, e mettete mi piace anche alla pagina Facebook, che metterò pure quella lì in descrizione. E ci vediamo tutti al prossimo video e ciao!